Onorevole, venga, venga, venga. Onorevole, ma che Maria. Piacevole sorpresa. Buongiorno, signora, buongiorno. Questo è un pezzo da 90 del partito. Ho tenuto qua un comizio da queste parti. Sì, Sì, mi sono detto, andiamo a salutare personalmente la signora Bombicini. Che fortuna. Sì, e volevo anche sapere come procede l'intervista, chiaramente. Ah, già, l'intervista. L'intervista. Già, la giornalista, Sì, appunto, e dov'è la giornalista? Oh, questi giornalisti, non si sa mai dove si vanno a cacciare. Sempre in su e in giù a far domande a chiunque. Ma chissà dov'è la nostra giornalista? Giardino. L'Angiardino la giornalista. Giardino. In giardino. Giardino, brava. Lei è in giardino. Prego, le faccio strada, le illustro. Ma cos'è stato? Cos'è stato Homsai? Ma questi due colpi? Io non ho sentito. Ma non li ha sentiti? Ah, io sento nulla. Mi sembra di aver sentito. Ma come? Quei due colpi! Quei due colpi sono. Lei, la mia moglie che la sta facendo le sue lezioni di flamenco. Sì. La balla è flamenco. Ma le lezioni di flamenco? Adesso! È sempre il momento giusto, per ballare il flamenco. E non ha ancora visto il meglio, onorevole, bel sorriso. Buongiorno, speriamo. Mi scusi, è lei l'insegnante? Come? No. Sì, dico, è lei che insegna a ballare il flamenco? Sì, lei insegna. Sì. Va, vai, no, vai a ballare il flamenco, vai. Laura, vieni a ballare il flamenco. Sì. Vede, sa com'è. Questa invece, onorevole, la mia sorella. Non interessa la mia sorella, vai un attimo. Onorevole, posso spiegarle tutto? No, ecco. Ma non c'è niente da spiegare, sono tutti qua per le lezioni di flamenco! Ah, che bello le lezioni di flamenco! Ma si è fatto male? No! Nulla, si preoccupi! Ma come non è niente? Si è fatto male, no, mi scusi! Un problemino hai di dietro! Ma no, per la volta! È un'altra cosa! Capisco! Altro che lezioni di flamenco qua! Guardi, non è come quelle lei, Non è che noi! No, non è vero! Guarda, lei si è disturbato! Onorevole, quale onore! Buongiorno, signora Bombicini! Come ho detto poc'anzi, sono venuto qua a queste parti per un comizio e sono venuto a salutarla personalmente, chiaramente. Sì. Certo, voi politici non riuscite mai a dire le cose come stanno, Sappiamo tutti perché lei è venuto fin qua! Per le lezioni di flamenco! Signora Bombicini, devo dire che si è ripresa particolarmente bene. Benone! Devo dire che quel tè è stato davvero miracoloso, signora. Grazie davvero, Cominciava a soffocare qua dentro. Ci vedo. Ma che ci fate così? Ma che non fa? Eseguiva un mio consiglio, signora. E devo dire che aveva proprio ragione. E se ne impara di cose qua dentro. Ma mi scusi, ma lei chi è? Sono Filippo Scotti, segretario provinciale del partito. Ma piacere, io sono onorevole. Sì, lo so chi è lei, ci mancherebbe. Ma non ci siamo mai incontrati. Mai. Onorevole, questo è un male a cui bisogna rimediare. E cioè? Lei sa che una mia intervista può farvi guadagnare voti, vero? Beh sì, però non è del tutto vitale, mi scusi. Ma guardi, che io ne parlerò così bene che la gente non potrà non votarlo, sa? Ma davvero? Sì. Non vedo l'ora di vedere Alberto in Parlamento a Roma. Ma certo. Guardi che io non parlavo di lui, veramente. Mi scusi. Io parlavo di un'altra persona. E di chi stava parlando? Di questo qui. Di questo ragazzo. Ma mi scusi, ma lui è un semplice segretario provinciale. Giulia? Un segretario. Lui è un politico che crede nei valori che purtroppo non esistono più. Lui non vuole né sotterfugi e né imbrogli, caro onorevole, ma tutto alla luce del sole. Ma sarà come una goccia in mezzo all'oceano. Ma come dice una bella canzone, goccia dopo goccia. Ma secondo me non cambierà assolutamente nulla. Ma io... Secondo me sì. E voglio provarci. E poi sono in piena sintonia con quanto dice Astrid. Vero? Noi siamo troppo lontani dalla gente comune. E visti con troppa diffidenza. Vedo, onorevole, facendo un'ipotetica classifica dei bugiardi mondiali,
noi politici siamo un gradino sotto Pinocchio. E parliamoci chiaro, quello non è mai esistito. Certo. E tu vorresti cambiare il mondo? Non ho questa pretesa, ma almeno voglio incominciare a provarci. E poi, come si è detto prima, goccia dopo goccia. Ma tu tutto da solo? No, di certo, ma con l'aiuto della mia futura moglie. La sua moglie? Onorevole! Oh sì, dimmi, caro. Senta, onorevole, qui le cose devono assolutamente cambiare. E chissà che forse non posso essere utile anche per voi. Di sicuro la gente che vi vota è solo per interesse e non certo per convinzione, quindi... Quindi ho capito perfettamente, signora Mancini. Dobbiamo spazzare via certe consuetudini. Sì, 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 sì. Un risanamento che parte dalla base non ci può fare altro che bene. Sì, 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 certamente. Sì. La vedo e l'ha capito il senso, vero? Ma si capisce, dobbiamo iniziare fin da subito, certo. E tu, caro, tu vieni con me, ho bisogno di gente nuova e di fiducia. Io? A Roma? Sì, ti porterò con me a Roma per ricominciare tutto da zero. E da zero? Ma che fare io? Ah, sì, sì, ti porterò con me a Montecitorio. Oh, mamma, mi porta in casa. Sì, caro, ti porterò con me e sarai il mio segretario particolare di gabinetto. Oddio, anche di gabinetto! Grazie davvero di cuore, la ci sta cambiando la vita. Ma sono io che devo ringraziarvi. Ragazzi, non deludetemi, eh? Alla mia parola, per quanto possa servire. Non potevo chiedere garanzia migliore. Piero, raccogli tutta la roba e andiamo a fare con loro l'intervista che aspetto da una vita. Andiamo! Anch'io? Certo che devi venire! Forza, che grandi cose vi aspettano, andiamo! Ma dove state andando tutti? A Roma!